Ancora fiamme, ma questa volta non nelle campagne del territorio per le alte temperature, ma un'auto ha preso fuoco sulla Siracusa Gela. Intorno a luna di questa notte una Peugeot grigia con all'interno due occupanti durante il tragitto ha iniziato a emanare del fumo e immediate sono state le fiamme che si sono sviluppate dal vano anteriore dell'auto. Il conducente con il passeggero hanno fortunatamente avuto il tempo di abbandonare il veicolo sul ciglio della strada qualche metro prima dello svincolo percassibile. Le fiamme hanno velocemente avvolto e divorato il mezzo sotto gli occhi increduli dei due occupanti che fino a qualche minuto prima erano a bordo in viaggio direzione verso Siracusa. Messi in salvo e abbandonato il veicolo, i due hanno lanciato l'allarme per richiedere l'intervento di soccorso dei vigili del fuoco. I pompieri giunti sul posto hanno avuto ragione sulle fiamme e messo in sicurezza il tratto di strada. Necessario l'intervento anche della polizia stradale per dirigere il traffico veicolare sulla Siracusa Gela. Inevitabili le lunghe file delle auto in coda, il traffico veicolare è tornato alla normalità intorno alle 2:30 di notte.